E eccomi qua, buonasera, bentrovati al Circo Massimo, la Roma vince e si assicura il sesto posto Ma c'è ben poco da festeggiare Iniziamo con Alessandro Ostini e il suo hashtag, buonasera Ale Buonasera, buonasera a tutti, il mio hashtag è come, come. Non conta quanto, ma come Ne parliamo dopo Non conta quanto, non conta quanto ma come Sempre cervellotico Gianvittorio De Gennaro, papà Giappi, ben buonasera. trovato Come stai? Buonasera. Bene, grazie Tutto bene, il bene. tuo hashtag? Sempre poetico, sempre... Uh... No, in realtà è molto semplice, è Empoli perché tre squadre si opposero alla decisione di spostare Udinese-Roma. Verona si è salvato, l'Atalanta mercoledì è impegnata in finale di Europa League e l'Empoli comunque disse di no. E io quella partita me la giocherei, perché visto, visto che loro si giocano la salvezza io la giocherei come fosse una partita vera. Non porta per niente rancore il nostro Gianvitale Gennaro, non porta rancore neanche Piero Torri. Ciao Pierino, buonasera. Ah, io sono ancora affascinato dai valori della Juventus e quindi ho passato una settimana a domandarmi quali fossero. Il mio hashtag è Ciclope, sindrome del. Io ogni volta che vedo Strottman, credo che in Strotman come anche in altri giocatori, ci sia la storia della Roma. La Roma in quei sei mesi era il più forte centrocampista europeo. Io magari esagero, però ma in quei sei mesi... Che è stato sano, è stato il primo giocatore che mi ha fatto pensare a Falcao. Anche ieri, con una gamba più corta, con qualche anno di più, tre, quattro cose di calcio le ha fatte l'Olandese. È un rimpianto enorme. Sindrome del ciclope che poi ci spiegherà Alessandro Ostini. Ma prima a proposito di ciclopi e titani, Riccardo Floreale Riccardo Cotomacci: Da lungomare. Buonasera e bentornati al Circo Massimo. Un cotumaccio da lungomare, eh, conferma Piero? Sì, sì, conferma. Sì, anche Beh. il Mocassino. Sì. Un po'... Beh, secondo me non pizzichi niente con qua la camicia perché si allontanano, però. E sto mai. Ma eh, me vorrebbe rovinzio sì, so, quel eh. quando vedo un vetrina dico "Ma chi se compra?". E mo <ride> c'ho la risposta, Beh, co' du non solo cliente, questa, è <ride> invece il sottoscritto, vabbè, qualcuno dovrà pur comprarle, qualcuno dovrà pur guardare ancora oggi questa disgraziata brutta, trasmissione. Vi invito a farlo sia sul profilo Twitch Circomastimo, termo 56, sia a commentarla su Twitter alla shag al Circomastimo. E soprattutto date un'occhiata alla pagina Facebook e Saremo a Chic Posting per produrre anche voi il vostro meme. Noi nel primo blocco andremo ad elencare i migliori delle ultime ore, poi un quiz infuocatissimo perché Gabriele Conflitti deve ancora recuperare tentando la scalata in extremis... Ma so come la Salernitana, ma che recupero? Inf infine! So, penso inf già all'anno prossimo, sto già programmando l'anno prossimo. Già, beh, un po' come sta facendo la Roma in questi giorni. ...Sede Rossi ha mille nomi in mente. Conflitti, ha già mille risposte, mille risposte in mente da azzeccarle, tutte, tutte, tutte sbagliate. sbagliate. Partiamo dal come di Alessandro Ostini, dall'hashtag di Austini. Mi Vai. è molto piaciuta una frase di De Rossi, nella, nella vigilia della partita. Insomma, De Rossi, quando parla, riesce sempre a mettere almeno un contenuto interessante, originale, un titolo. un titolo, un concetto più che un titolo. Conta come li spendi i soldi, non quanti ne spendi, conta anche quanti ne spendi, per carità. Ma il Bologna... Ma questa non è originalissima, io già l'ho sentita, però capisco... Sì, ma la Roma ha proprio bisogno, secondo me, di capire questa cosa. Perché se c'è stato un errore di questi anni è il come, non può essere il quanto, visto che la Roma non ha mai avuto delle disponibilità finanziarie come nell'era Fritkin. Quattro anni di spese come, punto interrogativo, secondo me non benissimo, perché sono settimo posto, sesto posto, sesto posto, sesto posto, per carità, due semifinali di Europa League una finale e una conference vinta quindi dobbiamo mettere nel pacchetto tutto anche la Coppa Italia mai oltre i quarti perché così andava mai oltre i quarti. quarti che De Rossi dica questo mi conforta perché credo che poi mai oltre i quarti in Coppa Italia significa che hai vinto il massimo una, vinto partita, una partita quindi. mi conforta il fatto che ci sia qualcuno che adesso non chiederà numeri ma chiederà caratteristiche Forse è questo il concetto più interessante. Non chiederà nomi, non chiederà eh, feticci, mi viene da dire. Non chiederà superstar al tramonto. Chiederà gente utile alla causa. E io credo che da Murigno a De Rossi, con tutto il massimo rispetto per Ghisolfi, che impareremo a conoscere tra, tra qualche giorno, di nuovo il futuro della Roma sarà molto nelle mani di un allenatore. Cioè sarà ancora Daniele De Rossi, per come si sta creando la Roma del futuro, la garanzia, la mente, eh, la faccia della Roma, sperando che possa collaborare con la società e trovare una sponda comunque intelligente, ricettiva e altrettanto collaborativa. Giambi? Secondo me questo discorso di Alessandro però fa un po', dà un po' l'idea di quello che in realtà è la Roma, cioè il fatto che l'allenatore alla fine sia la figura responsabile del mercato, cioè ci dà l'idea di quanto a livello societario e dirigenziale la Roma non sia a livello di altri top club italiani. Noi non abbiamo i Marotta, non abbiamo i Giuntoli, quindi con Murigno e Tiago Pinto diciamo che la faccia ce l'ha messa quasi sempre Murigno, secondo il, il tifo, secondo la stampa, a parte quando Tiago Pinto ha voluto. Eh, elogiare i suoi acquisti, darsi voti o dire che Renato Sanchez è colpa nostra che noi gli abbiamo voluto bene, però dà un po' l'idea di quello che in realtà Ma la situazione è. Ho detto disse, che Sanchez esagerato è un momento che Sanchez ha bisogno, di. quando ha preso, di... se non va bene è tutta colpa. Però mia. poi ti è venuto pure a cioè, dire che è un ragazzo che ha bisogno di affetto, che eh, questo va vale per tutti, però. non si è preso la responsabilità di, di quello no, che, che ha fatto. si è, presa, Beh, è insomma, preso, è uno che si è dato il segno della Io poi. Si discorsi su Renato Sancia avrebbe voluto venire una manifestazione a Roma che partiva da Piazza Santi Apostoli e arrivava a Trigoria con i cartelli. Non vogliamo, non Sanchez, vogliamo, io non mi rotto. ricordo tutto sto malcontento quando a Roma, perché parlare dopo è sempre semplicissimo. Io, Guarda, in questo per, caso io ho parlato prima. Se, eh, per carità ci avete, ci avete ragione. Perché è stato però io non mi sto malcontento. Mi è stato riportato pa da una fonte banche, banche molto accreditata eh. un commento. Fatto a Parigi su Renato Sanchez E ho tremato Perché ho anche pensato Ma è possibile che lo sappia io E non lo sa so chi lo prende? A me è stato detto Mi hanno raccontato da Parigi Una persona che non posso rivelare Non in diretta Dopo la dico magari <ride> Per Caterine rispetto in pubblicità L'ho chiamato e ho chiesto come è. Due giorni e se fa male si allena due giorni e si fa male no ma a prescindere da quello il e così è stato. Di Piero, e così è stato cioè drammaticamente parlare di Roma per un tifoso va contro vero. la logica del tifoso perché noi speriamo sempre nella buona riuscita degli acquisti eh. quindi è ovvio che uno ne può parlare durante e dopo ma noi già a ottobre potevamo parlare di Sanchez e dire che, che è stato un acquisto cioè di Vigna dopo tre partite di Shomuro dopo mezza partita c'ha ragione Alessandro Come ma anche chi? Chi spende questi soldi? No, io non, non voglio fare l'avvocato difensore di Jacopinto, per carità. Se porta Sciomuro, Vigna, Renato Sanchez, faccio presente che però c'è anche un altro piatto da bilancia. <ride> e faccio due nomi. Bah, svilare: Svilar Quanto valgono adesso su, sul mercato? 50 milioni? 60, 60 milioni. In due, sì. Ma prima eh, allora anche solo dire, svilare visto i prezzi oggi un un vale 40. Un po' lo... Lo equilibrio. Poi per carità, Aguare no, è stato quello che è stato, ma l'hai preso. Perché le rose sono azione. da 23. Per, per arrivare in fondo, di avere rose da 23. La Roma. Ma questo va, va pure prima. Quando si parla di direttori sportivi, spesso si dice che è sbagliato avere direttori sportivi stranieri. Non è che con Pedraghi la situazione è stata migliore. St stavo sì, esatto. Nel senso, Tutte. la Roma sono, sono almeno 6-7 anni che non ha 23 giocatori sani. E eh, bastano quelli per arrivare in fondo. Parlo di sani, gente che può fare 40 partite. 4 anni, Fienga. Scalera, che non aveva un ruolo, no, beh, non aveva un ruolo sportivo, Berardi, Berardi Solo Q, Petrachi, Pinto. Cioè, sono passati tanti troppo. dirigenti. Se non parlate del commercio. Quattro eh, anni, cioè, questi sembrano, sembrano un elenco di almeno un decennio. Un decennio, forse no, però. Quindi è difficile anche dire chi è stato, chi ha sbagliato. Io credo che tutti, Sarà una somma tutte queste però, no? persone hanno fatto cose buone e meno buone. Compreso Tiago Pinto, perché Piero giustamente dice se io voglio guardare il lato positivo ha citato Svilare e che sono sicuramente. No, due. No, poi due operazioni non è stato, non assolutamente, è stato un direttore sportivo che rimarrà nella storia. No, però, Anche perché forse non lo era direttore sportivo, però sì. ci so. eh, e, e tra l'altro ha portato di bala. Lukaku, Wainaldo. Weinaldo Che ha affogato in piscina. Matic. Ma io ti dico no, pure Renato Sanchez l'unico Ma volendo anche Paredes che alla fine la stagione ah, cioè, l'ha fatta. Però, eh, poi, per per carità, carità, ci sono delle cose buone e delle cose meno buone. Però poi la sintesi di tutti sti nomi, tutti questi fatti accaduti è settimo, sesto, sesto, sesto. Cioè non è che ci sta da discutere, poi magari sto sesto posto porterà in Champions, lo speriamo tutti, c'è questa no. speranza molto vaga. No, già va va vaga, non lo spero. No, a me dispiace, no. Ecco, su questo parliamo. Io però non però. ti ferò mai ad mercoledì, neanche ma tu sotto. ti Roma però. Non, non, non. No, ti, chi? ma Uno mica lo deve di fare, Però da romanista io devo sperare Che la Roma no, va in cena. Non posso sperare che l'Atalanta vinca la coppa Che mi hanno rubato davanti ai miei occhi l'anno scorso Poi, eh, se Cioè tu preferisci cesto... Non, no, non fare la non, Champions Non vorrei proprio vederla quella partita però Se vince il Bayern sono contento Tu preferisci che la Roma la giochi o non la giochi la Champions io preferirei che la Roma arrivasse con le sue forze a fare la Champions League eh. e non, di non sperare di Preferisci passare la giornata. Preferisci che la Roma ci abbia o no 60 milioni in più da spendere? Dipende, poi eh, Alessandro io non credo molto nella cosa del <ride> Purtroppo... andiamo in Champions se fanno la, la squadra forte perché quando hanno avuto possibilità eh, di fare mercato no. hanno comprato Vigne e Muradov. Oh. La sintesi secondo me di questi anni è tutto l'elenco di dirigenti che abbiamo fatto analizzati pro e contro delle loro operazioni ma non si è mai analizzato veramente pro e contro di chi ha scelto tutte queste figure la colpa principale in, un, in qualunque società ricade sul il primo. Eh, non sul, però prendila così perché se, eh, ta tanti di tifosi per me è hanno questo, di fare questo pensiero che io rispetto totalmente perché se non ce la faccio, eh. Eh. io, io, io non, non è che mi sia simpatica eh. particolarmente ormentata Atalanta Però prendila così. Comunque vada, avrai qualcosa. di esatto. cui Comun Comunque anche vada. se c'è l'opzione, che secondo me non è impossibile. Anzi, che Atalanta che vince Europa League e poi arriva la quarta o terza. Terza forse è un po' difficile con la non vittoria non va, del Bologna. Se il Toro non vince a Bergamo, l'Atalanta è quarta. Metteci, questi stanno a perdere 2-0. Aiuto, terza. Arriva, arriva eh, il Bologna, Bologna vincendo stasera. L'ultima vince basta un punto no. al Bologna: sì, gli basta eh. un punto per arrivare pari all'Atalanta e quindi sopra perché ha vinto. Mi siamo andati a vedere mercoledì. Ti fare sì, l'Atalanta per poi vedere l'Atalanta la arrivare quarta, okay. eh. Ovviamente. Per il bene della Roma, per la crescita della Roma. Ma poi scusami, ma non lo so, io capisco ragazzi, che noi credo, ci siamo un po' non disabituati. Ma voi fa schifo la... pensare che invece di guardare. No. Cambiare canale diretta a Cosci guardiamo la Roma il no. martedì. Io sono molto combattuto, no, ragazzi. Se, li, se la logica è faccio la Champions, quindi miglioro. Basta fare un colpo di telefono a qualche pochi amici che uno può avere della Lazio e chiedere come è andata la campagna acquisti con i tanti soldi presi dalla Champions. ma però aspetta, ora allora, è un altro discorso. Nel senso, non è. Lo, non è per forza logico il discorso il punto finale, Ma non è il punto finale giocare alla Champions, ma è una tappa fondamentale che stai mancando da sei anni che non ti permette di fare un mercato diverso, perché così è. E eh, non purtroppo sono allora... con quello. Secondo me la Roma con i di quest'anno avremmo dovuto avere posizione. una Roma. Aspetta, aspetta, aspetta intendo, che magari diverso. ti puoi tenere, Lukaku. Con la Champions lo puoi tenere, senza no, per ah, fare un esempio. Ma Lukaku è scarso, ma io ho trovato tenere. Ha pensato. Solo la Roma, vabbè, abbiamo oh, ah, È uno che ha fatto 21, quest'anno, comunque, sì, sì. con tre partite in scorso con quattro. Perché i primi tre ne no, ha giocate. Il discorso lì per me è un altro. E chi dice che è scarso non, non, non vede il calcio, non, non conosce i calciatori. Perché è però io penso, penso che sia... Un... Uno che ha fatto 300 cocchi però, di club, Piero, ma pure, non ci, scherziamo. Ci stanno pure i grigi tra il bianco e il nero. Secondo me la domanda è, vale 20 Quanti... milioni un anno di Lukaku? O è meglio spendere 20 milioni per 5 anni su Sono un 18, patrimonio? 20 milioni, però cambia poco. Cioè, però... È quello è il discorso che costruisce ah no, con 18 che, milioni il fare... 21 gol ce ne hanno fatti 40 no, io credo che a Roma il problema c'entra avanti quest'altro ce l'ha io poi spero che Tammi sia sulla via di Damasco eh, sia eh, corpito dalla luce e torni in quello del primo anno perché poi nel, nel bilancio pensa vista però Damasco, no, no, nel bilancio eh. nel bilancio di Abraham c'è cioè un primo anno secondo me eccellente 29 27, 27, 27. mi pare un secondo anno deludente e poi ci ha incrociato. Quest'anno, francamente, è fuori da qualsiasi tipo di bilancio. Tra l'altro, te fergo a, a Napoli, 1-1. Che se fai 1-1. Le Vercuse? Eh, non fai 2-2. 2-2. Due due, due. Due. Eh, due due là, eh, eh, oggi dei andare Empoli per pareggiare. Minimo. Vero. Eh, eh, no, per dire, poi per carità, se Magna quel con le Vercuse, che mi ha fatto ritornare a mente a bestia. Giulio Battista con l'Arsenal che se Magnongo eh, indica... Quella V peggio come si eh, era data Quella fu peggio che era il gol. Guarda che il gol... No, no, più importante è il gol, gol di Abramo. Che il gol se era l'ottavo di finale. Se non era... Poi... Capo di sì, gli primo e tutte magni... Come lì. ha fatto a Napoli? Boh. <ride> cioè, <ride> no, Vabbè. poi per carità, io capisco. Cioè, un problema c'entravanti la Roma ce l'ha. Io dico se il Chelsea, che spende 70 milioni per Qurella e Cucumella eh, Jackson eh, Jack, quest'anno 14-15 gol credo che abbia fatto tutto sommato Ma, eh, il Chelsea però, si è ripreso che ha vita avremmo se avete niente. C'è un sempre lui dato de, de Guardiola che è imbarazzante. 15 campionati da capo allenatore ne ha vinti 12. Credo perso uno con il Barcellona contro, contro il Real Madrid di Mourinho che fece 100 punti una cosa del genere e due corsiti il primo e quel, uno con, e uno quello con, con Liverpool eh, ragazzi eh, eh, il primo eh. con? Chelsea? 2000 no, lui è arrivato 16-17 mi pare a, a Liverpool mi pare che è arrivata oltre i 30 16. trofei Guardiola ma Quindi, non potrebbe forse il primo anno con, con, con Ranieri il eh? primo anno di Guardiola non non corrisponde all'esterno all di Ranieri sì. hanno perso 80 anni una volta che sì, arrivano sempre là a te in Inghilterra fai il tipo dell'Arsenal, eh? Sì, dell eh sì. Davvero? io. Ma quindi il bel sì. Io invece. sono cresciuto vedendo no. gli invincibili per l'Arsenal no, so. di Arrivo. Io ero già cresciuto poi, diciamo, volevo. mi sono andati un po' in antipatia con quell'espulsione diciamo, terribile di Totti. Io ho una piccola simpatia nei confronti del Tottenham E Infatti, mm. che <ride> vince <ride> dal 61, <ride> mi pare il campionato. Per caso ce pure per i Knicks? No. No, io, eh, già, già no, che Quella io, è proprio la squadra tua, nel, No, nell'NBA io faccio tipo per i Philadelphia 76 ers perché ci ha giocato. Secondo me l'inventore dell'NBA C'è un mio amico che, che è Giulio Che è da Roma e dei Knicks, è è disperato. Ogni anno, che, oggi ma scritto, che c'è un Cavalieri. C'è un nel più. Tottenham, Grand Hoddle, non so se mm. te ricordi, In centrocampista, è stato anche CT dell'Inghilterra, però un giocatore di una qualità, di una classe di un'estetica che mi faceva impazzire e io sognavo ma perché a Roma comprende era... <ride> già all'epoca mi si prende lì, Hodel. il lì Gondol, andatela a vedere, è un giocatore bellissimo da vedere, forte, molto forte secondo me. Vuol dire Tottenham, e... altra squadra con e una presidenza discutibile a livello di... La prima volta che sono stato a Londra andai a vedere una partita del Tottenham e c'era lui, capito, mm. tanti, tanti anni fa. Parliamo di anni 70? Sì. Eh, vabbè. Mi pare, mi pare di sì, sì anni 70. Vabbè, Ghisolfi quando arriva? Ghisolfi? La data? Oggi no, tiriamo no, fuori la data? Non lo so, data. secondo me tra qualche giorno, peraltro qualche io ho avuto un'impressione, non so immagino. voi, secondo me De Rossi ci ha parlato. Beh, sicuramente, anche perché, perché detto, abbiamo appreso no, che da due mesi... Ora, non mi ricordo il virgolettato preciso, però ieri o l'altro ieri? Eh, in italiano credo. Beh perché a me, me mi hanno detto dicono. che sono quattro mesi che sta a prendere lezioni di italiano e questo a me è un, un dato temporale che mi conforta perché vuol dire che quattro mesi fa ha detto sì alla Roma ci sono quattro eh, mesi di lavoro oscuro, segreto, misterioso eh, de, de sfuggita, nascondendosi che comunque ce so perché devo immaginare il momento che tu dici Mr. Darn, yes, I want Roma, I like Roma quello che ti pare a te e, e, cominci Con a mangiare, le ye sono fee, non va più. esce mai il numero e ti sei, piace. Invece la roulette, no, o sei uno che copre, eh, copre 18-20 numeri a botta, o se no sta in trappola. La roulette, cioè magari una sera, sei la una carta. sera magari Io sono gira. da blackjack, a, blackjack okay. a, al casino, Scemene non mi avvicino perché è pesante se no mi piacciono i dati ce cioè, l'hai mai giocato? Madonna Dai. i dati allora, proprio la piscazziera okay. 7-11 che devi fare 7-11 no bellissimo sì. oppure se fai 8 devi rifare 8 per pe incassare e tutti gli altri puntano e se tu vai. hai gli abbracci quando. vabbè ci ho giocato qualche volta a Monte Carlo. È I dati sono data. bellissimi. Quando dici di i dati è proprio una botta dalla Vabbè, eh, non, di, diamo, non diamo i Solfì. Solfi quattro mesi che. in questi parecchi. quattro mesi abbia stilato un piano A Roma in Champions, un piano B, Roma in Europa, un piano C Roma fuori dall'Europa. Perché quattro mesi fa poteva essere immaginato tutto e, e spero che abbia portato avanti con discrezione. Eh, e, e sapienza calcistica perché è questo che serve eh, eh, già qualche tipo di trattativa c'è un dato che secondo me eh, eh, va in qualche maniera sottovalutato la Roma ha un allenatore di 40 anni un direttore sportivo di 39 e un amministratore delegato non si dice l'età di una signora ma siccome sta, sta scritto di 41 primavera mi sembra una linea verde che io ho l'impressione in qualche maniera sarà obbligatoriamente, secondo me, trasferita alla squadra. Perché la squadra è la terza più anziana cioè, come talmente. Il vecchio del bordo da Roma, praticamente. Eh. Possiamo dire questa cosa. Io, Agostini è più bella. Posso essere. Del... Vabbè, ma tu ormai sei più avanti, il padre del presidente. De, de Sono già diversi anni che stai davanti eh. No, c'è un reparto scautil. Eh. Non so cosa. Cos'è Fontes? Che credo sì. avrà un ruolo da braccio destro credo che lui si porterà un braccio sinistro adesso scopriremo chi e, 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 quanti anni ha credo che pure José Fontes sia abbastanza è giovane, giovane. È giovane. ha un vicepresidente di 33-34 anni quello gioca a poker potrebbe essere interessante eh, che, che tu dici, cioè. come tutti coloro che non sono nati eh, esatto, non da Roma mai. in giù esatto. e oltre a Sicilia sono tutti scemi tutti, sì, ma tutti non è cari. vero ma, sì, ma, sì, dai, ma tutto mondo mondo è vero, vero. Ma sta, ma sta però scherzando. descrivici in maniera lombrosiana sì. il gagione come ha fatto Devo ritrovare un messaggio. Ma cioè, Devo ritrovare un messaggio caccio, dopo, perché va scritto un nostro telespettatore, non mi ricordo, devo ricordare da dove. Dice io mi ammazzo a vedervi se parlare dei Lollacchioni. Mi sembra che viva in Svizzera, qualcosa del genere. Eh, è circondato la. U. Però no, forse in nord devo devo ricercare. Diamo allora. la Kotu, va, facci vedere un po' di meno. Bello Kotu. Buonasera e bentornati allo spazio dei meme. Partiamo subito carichi con Paolo Di Bala. Lo vediamo qui per esempio premiato da Lina Suluco appena eh, nominata. Eccoci qua. L'unica luce della Roma attuale insieme a Svilar mentre premia Di Bala. Quindi grande endorsement nei confronti Allina. della direttrice no, della grande dirigente romanista. Ma attenzione, Allina. sintesi di Roma Genova. La vediamo qui in questa immagine esclusiva, ci ricorda. Quanto meno una partita di rugby, eh, noi troppi cucchiai di legno uh, ci avevamo un bachega. Eh, anche se a me il rugby non mi è mai fregato niente. Per cui, Error. attenzione perché questo è, è, bellissima bellissima è un grande. Però hai sempre parlato poco di rugby. Grande errore bellissimo. sport. Entrato nello specifico. E io ti posso dire che una volta sono partito per Londra, per a vedere Inghilterra e Italia. A tu, ah, Perché non ero mai stato lì bellissimo. attivo. E, e ti dico, mi sono emozionato all'inno italiano e all'inno inglese perché sentì. God Save the Queen all'epoca, adesso God Save the King... Eh. Eh. Eh, beh. Eh, eh, sì. eh, beh, non è questa grande no? novità, diciamo. Mi si è entusiasmato Piero, vai godo. Attenzione, goto. prima Piero nominava Kevin Strothman, eccoci qua all'ennesimo passaggio perfetto da lavatrice. Eh, quanto ci manca uno qua a precisione? Eh, ah, però non ce <ride> l'abbiamo più, per cui, attenzione, emblema... <coughs> della differenza tra i tifosi di calcio e quelli del tennis all'esterno dell'Olimpico sefarditi avvelenati andate a vedere l'ultima gara in casa della stagione e dall'altra parte tifosi del tennis appena usciti dalla finale dell'internazionale vedete sono due tipologie profondamente diverse persone normali e zombie assoluti un dibattito base tra due donne che si chiedono ma gli uomini non piangono neanche davanti alle scene più struggenti del cinema, per esempio, non piangono neanche davanti al Titanic. l'altra la donna risponde: Ma perché gli uomini hanno sentimenti? Vediamo Kevin Strothman. E eh no, non stiamo piangendo, c'è soltanto entrata una lavatrice nell'occhio come vedete che il ramarico, momento Strotman questo. ha commosso molti tifosi romanisti anche da casa, non soltanto in Curva Sud reazioni a catena però incredibile, da un gesto può nascere un grande una grande avventura, un grande cammino Berardi fa espellere Cumbulla e tac effetto donimo, sassu donimo, domino sassuolo in Serie B, Cumbulla la miglior cessione ieri di eh, Perché? Sente, ieri? un guai effettivamente eh. ma attenzione andiamo però a leggere questo confronto fondamentale eh, citando una straordinaria serie Friends che Piero in inglese significa? Non ho capito. Friends. Non capisco. Friends. friends. Francesco. No. Francesco. Oh, come Francesco Oh mamma. Ma come Francesco? Friend, oh, friends. No. Ah, fri non oh, so, però la pronuncia non era granché... Friends. Non era proprio Oxfordiano, amici. E com'è, scusa, la pronuncia per esatto? France! <ride> <ride> ah, eh, ce l'ha, ce l'ha, Ce, ce l'ha, eh. viva la France. <ride> <ride> de tali, de, io mi ricordo della professoressa inglese... Mi diceva metti a la lingua mezzi ecco eh, io ho fatto siamo capiti <ride> eh, eh no dai su che manca la puntata. <ride> non mi fate chiudere prima ah, ah, non, non mi fate eh, eh, chiudere eh, prima ah, non, beh, non, non mi bella, portate all'arresto i per cui mi manno come te pare e non no, torniamo all'ultimo meme che era scusa, sono arrivato la tutto da servo Eh per cui la lingua a ah, esempio e allora se no se l'Atalanta arriva quarta sì. se l'Atalanta arriva quinta quinta che lo scusa e vince Europa League e vince l'Europa League la Roma andrebbe in Champions la Roma andrebbe in Champions quindi mercoledì si fa Atalanta, ma magari ne piano 8. le due anime diverse anche Gian qua in studio conferma ma io lo capisco molto eh, Gian Vittorio ma, no, ma giustamente però... eh, per quanto a me quell'insegnante d'inglese ma ancora oggi me la ricordo con grande energia eh. io che guardo no. la Roma femminile festeggiare Sa. lo scudetto Ridiamo e siamo felici. Noi che guardiamo la Roma maschile e ci scende giù un po' di tristezza. Ma attenzione: i quattro grandi geni della storia li vediamo qui in questo straordinario confronto. Chissà quanti ne azzecca Piero. Vai, Piero. Uno è Einstein, uno è, eh. è Zighighighi, l'altro chi è Mozart. Es eh. esatto, Bravo. Che Piero, ragazzi, eh. e, e l'ultima a destra è, è? il eh, Cavoccione. Ah. sono deformato da ragazzo quando andavamo a Frascati c'era un barco con tutti gli specchi che ti deformavano e che era una specie, ogni tanto gli dai pure una capocciata perché te rendevi conto quando stavi. Nel Io voglio andare in questo posto. <ride> Ma sapete la resistenza. Tra l'altro, Piero, l'ultimo meme è opera dello straordinario Alessandro, che è il nostro telespettatore dall'inizio, della primissima puntata. Dei figli straordinari, Valeria e Claudio, ci seguono ogni lunedì sera dal divano. Quindi un abbraccio a loro, salutali, Piero, forza! Ciao, Valerio. Va va No, Valeria e Claudio. Valeria e Claudio, un bacio e un abbraccio. E Alessandro che è il padre poi. Ma no, Alessandro e... no, Comunico ah, Comuni loro che lì di Cotumaccio non è cambiato. No, no, quindi posso il, il vero Marchettaro Codumaccio, eh. pausa tra poco. Eh, forchettate io per cui, eh. Andiamo a... Andiamo in diretta al circo Massimo, sì, vogliamo farlo. provare a ipotizzare qualche. non dico nome perché è presto, però qualche ruolo sul quale chi andrà città a intervenire. Fantastico. Parliamo già dei mercati. La città so, fantastica ne ha parlato anche De Rossi ieri nel post partita, ricevo. Beh, la chiamate su chiamate da procuratori, giornalisti. Tutti cominciano a raccontare cosa vuole De Rossi, chi ha chiamato De Rossi, chi gli piace, chi non gli piace. L'ultima che gira è una lista di ruoli che lui avrebbe indicato come priorità, terzino destro di spinta, difensore centrale veloce, un paio di centrocampisti di gamba, uno o due attaccanti esterni di grande livello, un attaccante centrale di grande livello, ovviamente se non rimanesse. Budget Lukaku. stimato per questo è 200 milioni di euro. Sai, <ride> Perché se chiedi queste caratteristiche è già scontato. Che pure nel prossimo mercato ci saranno dei prestiti. Perché funziona così. Nel calcio di oggi è impensabile fare una campagna acquisti. Ma non il difensore centrale, perché se c'è un ruolo. Dove veloce, sei... però. Veloce. Sì, ho capito, però c'hai ma Mancini, Diga, Smalling ha contratto. Secondo me riscattare l'ispanico non credo che sia difficilissimo. Magari non lo penso... vale riscattare. No, io penso invece che De Rossi l'ispanico vorrebbe. Però se P Piero, perdone, per te ricominciamo. Che quello lo tieni no, perché è così. Non quello non devi basta. riscattare perché è così. Quello Spinazzola, eh. un altro anno a cifre eh, rimaneggiate. cioè Rimane la stessa squadra e riarrivi sesto pure l'anno prossimo. E restiamo qua a maggio... manca proprio il terzino sinistro. Io vedo che. Quindi già mi preoccupa. Questa vuol dire. squadra, non voglio parlare di. Eh, di posizione prendetela col beneficio no, no, dell'inventario. No, Ho così parlato, così la premessa squadra, che è una città no, fantastica dove tutti questo. Mai parlato con De Rossi di mercato? Mai 70, non so 70, cosa vuoi. Chi gli piace? Cosa, no, no, però se fosse questa, questa che è, arrivata, squadra, no, è un gioco, la butto lì. L'ha dimostrato De Rossi se non arriva in fondo all'Europa l'anno prossimo. 17 partite, 34 punti. Madrid, due, che ti due a partire? Sì. No, a me non fa impazzire. Chi? Chi? È quello di cui ha parlato oggi un amico, possiamo citare Matteo De Santis. O Omoroy Moroyol si chiama. O anzi con la N. Dell'Atletico Madrid non gioca alla Laves. 9 gol in campionato. Sì, così. è una prima punta. In liga. Non è un, grandissimo, non è un grandissimo Già che Piero non finisca. No. Beh, eh. sta in Under 21, è 2004 credo sia, 2003 o 2004 quello mi pare un ruolo abbastanza importante cioè la Roma uno che la mette nel canticcio però, però, possibilmente due eh, il senso qual è? Eh, se ricominci con i Lukaku eh, ti riservano 20 milioni a prezzo. Io prestito che un a Lukaku pensare esatto, un'altra tipologia di giocatori che non, si non significa... solo come caratteristiche tecniche anche come spessore, blasone io so che questo discorso dove ci porta ecco, eri è arrivato l'allenatore all aziendalista pure io ti faceva certo. comprare di bala lui ti chiede oh, o no, muore questo mi è parla, il rischio. non è scemo. Tra l'altro ha detto pure un'altra cosa importante. Anche perché se Adressi deve Darwin Nunez I grandi allenatori con cui ho passa. parlato, mi hanno tutti detto che gli allenatori forti si fanno comprare i giocatori forti e le società forti accontentano gli allenatori. Quindi non è uno che arriva e dice: No, prendetemi chi vi pare e li trasforma in campioni. Però c'è un approccio diverso, una curiosità diversa di scoprire magari una consapevolezza. In, una Secondo me è uno che farà un mercato, cioè chiederà un mercato diverso. E questo è l'anno in cui la squadra deve cambiare tanto. Il problema è che cioè, questo è, è l'anno cioè, in cui 10 giocatori deve cambiare. 10 giocatori. Dieci. Il Poi è che... quanti titolari, quanti non Non lo so. Comunque l'equazione forte, costoso, non re, Nel senso si può anche comprare spendere. Ma ne bastano 7. Abbiamo ricordato ieri la carriera esterni, di Kevin Strottmann, 18 milioni oggigiorno ci compri due, 200 tanti e il secondo lo Strotman. Due esterni, che, Noi ce terreni, lo dimentichiamo. Senza centrali portiere. difensivi. quindi. No, io sui centrali difensivi... Eh... Però tu ci metti dentro qualche conferma. Iorente, Angeligno. Eh, Angeligno, sì. Io ti ho sentito eh. dire, Sandro, a 2-3 milioni lo comprerei a 5. Hai comprato a 7 Selic. Eh, infatti. Eh, ho capito, ma Angeligno varrà... Verrà più Selic ma ha dimostrato ieri. Seco... Beh, sì, ieri ha fatto una me... buona partita. Beh, a secondo me a 5, 5 milioni, milioni prezzo ne, nel non è di prezzo. Nel calcio di oggi stai strapagando. Nel calcio di oggi è comprato 27. bene. Ci sta, dai. Addirittura ci puoi pure guadagnare sopra qualcosa. Allora, eh. sì, può anche andare bene, ma non è che mi faccio la testa se la Roma prende anche lì. Ho capito. Cioè, non mi ha mai dato l'impressione ah, di uno che ti cambia la squadra. Però. Per a Roma carità, non c'ha 100 milioni di euro. giocatore di. Però è una scelta pigra per certi sì. versi. Nel senso, sì, no, lo prendo, ma ce ne stanno altri, No, so, Però devi no? anche considerare lo la situazione. Lo sai cosa non mi convince, Tiangherino? Cioè, ci sta assolutamente di volerlo prendere. Quello che non mi convince al 100% è, a fronte di quel fisico, e quindi di quello che lui perde in fase difensiva, non mi dà tanto così tanto da Ieri fatto perdonargli cosa, 4 mesi di Serie A buon, buon giocatore che è un buon giocatore, giocatore. che lo no, facciamo diventare però no non è Di Marco no. non è Teo Hernandez non è Dumfries per me è più però io. se la Roma al posto di <ride> prende il <in> terzino <ride> titolare esatto. e il ricambio anche Ligno è migliorata sì, a no? Roma si può permettere ricambio. di pagare 5 milioni il ricambio del terzino sinistro Vabbè, 5 milioni non sono cifra hai pagato 7 di ricambio adesso anche Ligno è il titolare ma è proprio quello che non andava fatto ma là è proprio sbagliato tutta tutta l'impostazione impostazione destra mo lo lascerei alla fine rimane là si può prendere non c'è nessun altro lo prendo ma non mi pare vale sta priorità eh, ma magari puoi pure andare a scontare è qualcosa è l'ansia eh. di dover dello mettere, lo mettere lo delle case di riempire dello dello. Dello vediamo <ride> se a 5 perché milioni può prendere secondo voi non c'è nel calcio mercato mondiale uno più forte da ingregno a 5 milioni Io non io lo riconosco a sinistra ne servono due a destra ne servono due al centro ne servono cioè sono tanti a centro ne servono almeno due davanti ne servono due ma io per dito, a destra Selic e poi. ma magari lo prenderanno titolare, peligno, se, se eh. ho Selic in panchina il titolare se, deve essere uno a milioni cioè, che ti fa 50 ridammo in prestito cioè io comincerei così ridammo in so prestito quando la scadenza del contratto se c'è scadenza del contratto nel 26 in prestito non te lo danno oppure magari puoi andare a trattare invece che 5 te do 400 e una vacanza in un resort ai Mardive non lo so però Secondo me a 5 milioni anche ligno non c'è manco da discutere, perché è un giocatore che ci può fare plusvalenza esatto. perché magari tra Volendo un anno rivendi fare. a 12. Perché è, perché è un giocatore. Sì, scusami, ma se tra un anno rivendi a 12, allora ci sarà qualcuno che adesso ne offre 10. Non credo. No, vabbè, questo Tu va hai il ma... diritto di riscatto che puoi esercitare. E quindi la Roma ha. Ma che ha fa? fatto Ah no. Eh, eh, la prelazione c'è una prelazione se Roma decide chiama è diritto dottor Red Bull noi sovviamo ecco 5 invece che 5 facciamo 4 e mezzo no, secondo me è possibile c'è un in ingaggio eh, non accettare. mi sembra la, la scelta centrale però no. Ci sono altre ah, no, priorità Però per me è no, migliore Se centri prendi Angelino e eh, è, è un titolare Non È eh, eh, Ma chi è, è titolare però? I nomi non, regola, è, regola, è, il, il nome non, non è che li dobbiamo <ride> sapere noi eh. cioè, <ride> I direttori sportivi esistono Mi auguro che <ride> la Roma possa magari 5 milioni la riserva del terzino sinistro Io te lo Posso dire che con 10-11 milioni si stai mangiando Se parti che 5 a riserva del terzino sinistro Prendi a 5 anche Angelino e a 6 milioni lo tomba del, del, del Nizza che ieri ha fatto pure co, come avevamo detto può essere scadenza 2025 il Nizza che secondo me il Nizza non è che adesso loro non ce lo diranno ma non credo che il Nizza abbia detto a Ghisolfi vai a Roma tranquillo siamo felici perché tutte le strade portano a Roma e me il Nizza a Ghisolfi gli avrà detto sotto contratto eh, amore mio non eh, si può fare così che tu a metà di questa stagione dici grazie e rivederci eh, facciamo in modo Secondo me, a Roma, un giocatore d'Arnizza lo prende e secondo me è questo: lo domba. L'hai dombato? la stagione. Ha già fatto uno... il prezzo 6 milioni. Inizieresti la stagione con lo tomba a titolare? Lo tomba titolare. So, cioè, però, a titolare. E lo so, però. Io prenderei Bellanova, ma oggi ti chiedono 30 milioni. Bellanova. Forse bastano. E rischi il caso con Bulla 2. No, sì, non io lo so, so. concordo secondo con sì. te. Giambi. Cioè, è, al momento ottimo esterno, però ha già fallito l'Inter nella stagione, noi non falli all'Inter, all'Inter ha fatto giocare, noi li dobbiamo non dobbiamo dobbiamo trovare noi. Noi al massimo dobbiamo Infatti, scoprire me dobbiamo trovare quelli e cioè. no, dobbiamo cercare, esatto, dobbiamo cercare di raccontare non in mente chi può essere. In questa fase mi sembra corretto per essere aderente alla realtà, non tanto parlare di nomi, ma di caratteristiche, di necessità, quindi questa lista è interessante. Perché ci inizia a far capire più o meno le priorità. Però sì, poi credo che bisogna puntare per me, facendo un po' il pieno della situazione, Prati a Caglia, Ricascio Muro dopo in Ballo. Che, che De Rossi ce l'ha avuto a Ferrara Ferrar, e gli lui. era piaciuto. Questa è un'idea. Sì, però può far sesto. La Roma in mezzo al campo ha bisogno di un, vado un bene grande io. centrocampista. Cioè la Roma deve eh, prendere un grande centrocampista che possa consentire a uno fra Cristante e Paredes. Quindi Paredes, De Annan Pachina. Perché Cristante e Paredes insieme nel 4 del 3 sono una forza dura, sono due giocatori che devono giocare da vertice e basso. O se no Cristante da trequartista Paredes non può fare tre Tu c'hai quelli perché Aguara ha fallito, perché Bove si è involuto. Perché, Renato Sanchez, perché Renato Sanchez gli hanno dato estremozione. Con, con De Rossi eh. Paredes è stato il migliore al centrocampo. Sì, in sì, è vero. Però c'ho Paredes. Cioè, se devo scegliere chi tenere di questo centrocampo, io prenderei. Prima Paredes poi ragiono con Cristante. All'interno del centrocampo, box to box, e come vertice basso, c'ho Cristante e Paredes. Io credo che nell'intoccabile nell e incedibili o presunti tali, perché poi è consapevole pure De Rossi che eh, se arriva qualcuno e ti dà 28 milioni per Paredes, grazie Emiro, sei generoso, ecco Paredes, no per dire... Sarebbe un risarcimento. Poi. Tu puoi fare una coppia di vertice basso Paredes eh, eh, e Cristante, che qui sono criticati, soprattutto su Cristante ho sentito di, di tutto, è uno che ha giocato, mi pare che sta quasi a 5.000 minuti in, in stagione devi prendere un, este, un, un interno del centrocampo importante, un barella, poi mi rendo conto che è semplice, no, però, però, però devi prendere un il giocatore, giocatore di quel tipo... Non va a levare il posto né Frate a Paredes, era a perfetto. Eh? Nelle logiche di un 4-3-3 come gioca dei Rossi 4 3 2 il giocatore che dici te non leva il posto né a Paredes né a Cristante. Sì, eh no, nella logica di... fra Paredes e Cristante, eh no, Paredes gioca davanti alla difesa. Allora, perché facciamo. Cristante fa la facciamo. quello che Cristante, ti ha mancato Parella, Pellegrini. Quello che ti ha mancato è l'altra mezzala, quest'anno. Pellegrini gioca ah. meglio davanti. Pellegrini, i tre di centrocampo. L'altra mezzala la faceva Cristante. Eh, no, ti sto dicendo, in un centrocampo e... a Paredes sì. è Pellegrini che si arrabbia. Non lo so, in un centrocampo a tempo. riprende che sì. si arrabbia. ma stamattina la stessa cosa. No, giocano per me comprando una, una mezzala forte, giocano parede e scristante questa mezzala e Pellegrini devi capire che o giochi davanti e fai 10 con la stagione oppure stai... Ma ah, ah, per carità, Pellegrini, Pellegrini ma, mezzala, che non è un giocatore... per tre che... mesi abbiamo visto Pellegrini che è un'altra categoria, poi qui a Roma è una pippa, è scarso, no, un, dico, po dico, gioca, dico. Troppo, un po' gioca, guadagna troppo, Il fa, ruolo fa, di Pellegrini cioè, è davanti. Pellegrini cioè, deve giocare, me, deve deve fa, per me, me è l'interno è del centrocampo, più offensivo che difensivo, ma è l'interno immaginario. La tua lotta non è contro di noi, se no gioca a Roma. Scusa, Gianvi, ieri era allo stadio. Gioca a Sbaglio o c'è stato qualche fischio a Pellegrini? No, non ho sentito. Sia la formazione sia il cambio. formazione in realtà, niente di che. Gioca a rombo? Al cambio, qualcosa si No, non ho sentito niente di più. Te do star tre non dalla curva, probabilmente. Ma non era per dar conto a Pellegrini? Gioca a Roma. A Rombo, Pellegrini, trequartista, Cristante Basso e due interni che devo comprare. 4321 i due sottopunta Pellegrini, Pellegrino un altro io Pellegrini però togliere lo sfizio no deve vedere Piero lì per me è ruolo suo io, io preferisco. sono vent'anni che riprende, lo sento però. convinto eh. delle idee sì, cioè sì, che lui ha una sicumera su cosa fare me è Facciamoglielo me fare una volta no? vediamo come va. fate a Roma cioè lui arriva ogni maggio che già ti dice tutto tutto che ah, ti dà cifre, nomi, prezzi, prezzi scenari. A maggio è pronto. Diamo una chance a Piero. Due che sergi. non c'è un Bella direttore nuova, sportivo così finito. convinto. Vado con, con Angelino e poi posso, posso investire su un giovane. Che magari è venuto fuori, non so, gallo. De, eh, delle... Ragazzi, i soldi sono quelli che so che Non è che gratis. Va bene, gallo sia. Sì. Tiro ti, ti, ti su il, il telefono, con tiro, no, ti, ti su ti su mi rispondi: mi servono 150 milioni, quello fate sì, sì, ti da. A Roma devi fare. Mezz'anni che compri. Che eh, prenderesti? Io, per esempio, a me non dispiace il Marocchino del Marsiglia o Guani. A me, per esempio, non dispiace Torvest del Sassuolo. Le squadre che parlano te Deve andare de, a prendere 20 Perché, che come punta eh? va bene <ride> scherzo, Cucca, scherzo. Per esempio ne, ne, In un centrocampo Dei sei giocatori Nandez a parametro zero corso, È un giocatore eh, Nandes, sì. Che io Di prenderei corso, Subito La Roma non è che se può Permettere Douglas Lewis me dai i sordi Vado alla Villa ah, L'hanno ritirato fuori Douglas Luiz però, però possono esserci pure nomi Che noi non abbiamo in mente no, deluso Ci possono essere comunque. nomi Che noi adesso Non ci vengono in mente Che magari Si ma troppo Fofanato Moragoccia Avete presente magari... Eh, eh, a me il giocatore è meglio... Ma ti detto, il direttore ce n'ha mille di nomi, no? 10.000. No, lui ce ne ha 10.000. Vai al casino a Monte Carlo, mille. punti, capito? <ride> Tutto il rosso bisogno, è il malò posuroso e La Roma ha bisogno di un direttore sportivo che tira fuori 3-4 fiche di quelle pesanti, come quando compravamo i Marchignos. Sì, eh, pure... cioè, alla Roma manca questo danno. Io ho la paura è che la piazza più, non sia pronta ad accettare l'idea che, comunque a diciamo, diciamo, lo che magari quest'anno arrivano Prati e altri. Che poi ragazzi Prati e poi... qua a Roma, voi ne avete conosciuto. Ma Pierino. Pierino Prati è legato il derby a cui io sono legato più di tutti. Un derby sotto una pioggia torrenziale, Lazio Campione d'Italia. A pochi minuti dalla fine, Peccenini che non superava la metà campo, manca se gli mettevano una, una pistola alla tempia. Crossa per Prati e Prati. fa Io sono impazzito. Se tu mi dici che scegli un derby, scelgo questo Ma e magari sarà in bianco e. In cui era dei fiori. Eh? C'è una foto, mi ricordo di Pierino Prati col mazzo di fiori. Tutte le volte. C'era una ragazza no. che gli dava mazzo i fiori, e mi sa mm. che Pierino. In <ride> qualche era, modo era Umberto Umberde Femme. Eh, se dice così? Sì, eh. Comunque per, tornando seri, credo che la piazza magari possa essere non pronta a un'idea di un mercato che non ha il nome altisonante e che venga vissuto come io, ridimensionamento. Io faccio il Bayer Leverkusen quanti campioni c'ha? Però Piero non è fare eh i no, paratoni con le Vercuse. Ma le Vercusen è vero, ma è è non sono una farmacia eh. le Vercusen, ma qui, che, che protestano là preso qui a carci nel sedere, giustamente perché o poi si a quel gottolino ce l'abbiamo ancora dentro la testa. Eh, 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 no, non so, ha, ha giocato, eh, sì, ha sì. giocato, c è stato, uno che ha parecchi infortuni, forse i due esterni: Frimpong e Grimaldo. Ma, Grimaldo era un In mezzo Un tac, che se io maleno ancora me ne vado. Da, da. Che guarda là che e, e tu gli fai da eh. in capiè Cia come si chiama l'altro? Eh, in capiè Tapsobà Tapsobà sì che c'hai i treccine carino però insomma non mi pare in mezzo al campo c'è nel Barbone c'è Purgato Hendrik che sì è un buon giocatore <ride> Sciacca è un buon giocatore Sciacca è bravo ottimo un giocatore un eh, eh, in capiè è un buon giocatore però è una, è una squadra. Vira. Vira eh? Fuori Classico. È, è l'unico possibile campione. Ci 20 anni Però, Piero, quest'anno è pure. pure... Cioè, non è l'esempio. No, è una squadra che. Sta in È come l'estero, È una squadra fatta bene. È un anno sì. che ha tirato Poi fuori. sono stati pure belli cornuti. Perché pure con noi al secondo fine stavano a perdere. Meglio così. Io ho preferito. Senza le tenore dei mi sarebbe rimasto qua. non è colpa solo a lui. Eh, le squadre non è che si costruiscono con Mappé Messi e Neymar e a Champions hanno vista vincere all'altri, comunque le squadre si costruiscono si lavora su una squadra con un con progetto di due o tre anni ci sarà la pazienza io auspico e mi auguro che la società si se faccia che sentire non ci sia. da questo punto di vista partiamo con una nuova eh, con un nuovo corso un nuovo corso, Ti piace bella e eh, 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 puntiamo a, a fare eh, un ulteriore salto di qualità cercando già dal primo anno di qualificarsi Paciampio pa Ziga con 5 posti a Roma sesta è una garanzia proprio Dai, insomma, ha girato per tante e un giorno girerà pure per noi ti sei calmato via no, no, però non fatto no, sfocare no. che l'Everkusen però, non può essere presa come esempio, per esempio <ride> Vabbè, mo Nuovo esempio ci sono so due giocatori in uscita dal Liverpool che sono tutti e due in scadenza. Ti accorgo Ti prego, ma, ma no, pre... no, lo sta per dire. Non te Vado apposta con Tomac. Però un grande figlio di tutte, ma, ragazzi, cioè Tiago Alcattara, esco dall'inquadratura per dire, perché in cioè, tempo è, è stato, cioè la notte dei morti viventi. Devo rifarmi, tiago Alcattara. Posso Va. dire, Va. Va. sarà la vicinanza, io lo prenderò domani mattina. Vado via, ma io li riprenderei. Ma io riprenderei Verratti dalla rabbia perché basta. Qualcuno dice che una telefonatura è partita. Giocatori sani, giocatori sani, sempre rientra nei racconti della città, già ce hai uno, uno già ce n'hai uno in squadra che non è salvo, è? magari è un, WhatsApp, un WhatsApp più uno che uno per Una nota, nota aula, poi per esempio davanti fai Esharawi Lorientè, no, L'Orienté. <ride> per, <ride> per dirti della Baldanzi di Bala, e poi c'hai i due centravanti diciamo Abram e un altro che P, non credo Belotti. Non credo ci Sorbaken Rimane in Giappone, eh, <ride> cioè, parco. Giocatore l'ottavo, no. no. Ma voi state parlando sì, sì, progetto? Sì, no, sì, progetto romeno. Poi il progetto, la parola progetto è bruttissima, ho 10 eh, anni senza parlare di progetto. Allora, abbiamo provato ah, no, fai. di... E Sharawi va oh. meglio? Eh, direi. Si, ha fatto una stagione. Eh. La okay. stagione, Kutum, sono mappia, islandese con i geyser capito? <ride> eh, che startranno via qui e na struscia I turbe, da, da, da Verona è eh, eh, qui, Nastruccia. Aspetta, riprendiamo che mi ridere questo discorso. Quiz, però, quiz, <ride> i geyser. Eh, sì, ci quizio. avete presenti i geyser? là? Quizio. Cioè, allora, sta. Eh. Allora, no, scusate io ero convinto che Gabriele potesse riagguantare quantomeno la classifica no ce la faccio ma è matematicamente non dico oh, ultimo o interviene il Tar del Lazio con ricorso mi dà qualcosa fuori, per qualche fuori. puntata No, non è matematicamente il Ma che è un... la... è No, è fuori, dai, fuori sicuramente dalla lotta Scudetto no è impossibile diciamo la... che io e Gian Vittorio ci eh, giochiamo tanto oggi come sempre ma pure, ma pure io, quindi. io quindi. no peraltro veramente contesto la redazione perché la domanda da Ostegni è veramente regalata anche stasera strano ed è la sbaglierò ed è pazzesco vabbè comunque dall'anno prossimo cambiamo di. Tema, la sbaglierò. Questo. Oggi è il compleanno di Gerson, che compie 27 anni. Gerson. Con la Roma ha disputato 42 partite, realizzando solamente due gol. Contro eh. quale squadra? La dica le che... Napoli, che Fiorentina, che è che è Cagliari e Udinese. Fiorentina. No, ragazzi, io devo essere sincero. Non, veramente non ho mai gradito la polemica costante di capire <ride> conflitti, l'ho trovata fuori luogo e veramente aggressiva. Ma stasera ha ragione lui. Cioè, stiamo regalando una, competizione... una doffietta fatta Capo, cioè, non sapevo la competizione ad Austini, pazzesco. Vabbè, mi Gian, per gogno, mi vergogno, mi vergogna difficilissimo. Avrei dovuto sbagliare Ancora, per signorilità Vabbè, Gian, attenzione, escludendo ieri chi ha segnato nell'ultima vittoria della Roma con il Genoa in Serie A. Cristante Dibala Mancini o Afena Gian? Mm. Allora, Afena sicuramente ha fatto eh? doppietta. Perché? Mm. Eh? Per abbiamo alcuni. preso un sacco di de... eh? pizze. La lingua è mezzo mm. i denti. Eh? Ah, Vai, Afena, vale. Afena. Eh? Tra cui. A Fena? Ma ah sì, si no, doppietta Con no. una doppietta il 21 novembre 2021, Afena sì, Gian perché... regala tre punti a Gianlo Dove Dov'è oggi Afena Gian? Piero, dov'è? è, ah, è in gioca ma con l'inserie B. Guarda. Piero, in un film del tuo coetaneo, Alberto Sordi, il noto attore romanista mostra l'abbonamento della Roma spacciandolo per un documento di identità. Qual era il film in questione? Finché c'è guerra, c'è speranza. E Piero eh, se la porta a casa da Silvio. Che ti ho Senz... fatto restare a casa e sera da Roma. Eh, il film è è anche però. Sentire le opzioni, bravo Piero. Adesso eh, la domanda più difficile. È? Ora tocca l'aiuto regista <ride> Dai, dai. dai anni. Tu, umiliate, mesi e settimane aveva Alberto Sordi quando è morto. Carissimo, conflitti. No, attenzione. Due anni fa la Roma batteva il Torino per 3-0 assicurandosi un posto in Europa League a 5 giorni alla finale di Tirana. Chi sblocca la partita al 33esimo? Questa la sa Pellegrini Zagnolo, Abram o Mancini sicuramente no, hanno segnato no, Pellegrini no, e Ab Ebram e no, fece doppietta però no, mi ricordo no, che segna prima Pellegrini no, secondo me segna prima Ebram e invece ha segnato prima Pellegrini Ebram è definitiva la risposta Ebram, Ebram dico Ebram Piero ricorda? uno su rigore no, lo segna voglio. Ebram sicuro Gian e Alessandro? io direi Ebram ed è la risposta esatta bravo Gabriele Vabbè siamo tieni. lì tieni viva la speranza di arrivare come ultimo a pari merito ah. ultimo a pari merito con Piero e quindi Questo ci sarà una sfida tra me e e gli ospiti per il primo posto e tra eh, Piero e Gabriele per l'ospite voi bene, eh, scegliete bene scegliete uno competitivo perché è Scudetto ragazzi in ballo ma scandaloso noi facciamo poi un, un, facciamo un recapito di tutte la domande la risposta esatta vale tre punti ah Così eh, rendiamo ci fuori, tutto. L'unico fuori è Gabriele, certo. sta 11. Ne parliamo con, con il notaio. Con il notaio ne parliamo, alla prossima settimana con il quiz. Va bene, va bene, andiamocene con ecco voi. come no, a giocavi da ragazzino, pochi po segna vince. Eh. eh. Vogliamo parlare un po' di Roma-Empoli come partita? Anche di Empoli-Roma, visto che non è una gara… Io vorrei parlare prima di Empoli-Roma. Di cosa vi aspettate dall'Atalanta? Da ah. Che mi sembra un po' più importante. Per me perde… Per cioè, diamo... perde mercoledì e perde tutte okay. e due le allora, ultime partite. Se perde partite. mercoledì non ci frega niente. No. Nel senso, stiamo parlando… Per me è parlando, è diamo... Giochiamo pensando che l'Atalanta vinca. Lui non la prenderà bene. Eh, molti tifosi della Roma ne la prenderanno se bene se l'Atalanta vince perde col sinceramente, Toro sinceramente pure, pure a me farebbe più piacere che la vincesse la Roma ovviamente che l'Atalanta o qualsiasi altra squadra italiana ma prima o poi la vincerà una squadra italiana all'Europa League Roma. la Roma, speriamo comunque la vince l'Atalanta che vi aspettate? per me se la vince l'Atalanta l'Atalanta perde eh, col Toro di Juric e che... quindi resta quinta Sì, resta. con la Juventus chi ha? la Juventus ha il Monza il in casa, Monza. e Ball che succede? Palladino, un altro Sabaudo se vince, eh, dunque adesso in questo momento la Juve ha un punto di vantaggio sì. giusto? Se domenica la Juve vince e l'Atalanta perde, va a 4 punti finita, finita. Eh, sono finiti il i Bologna è già a 4, eh? Bologna sì. è già a 4 sì. se l'Atalanta perde, finita quindi in teoria domenica Roma sta in Champions se la Juve vince col Monza sì. l'Atalanta Io ho la sensazione più. che sì. Sì. Atalanta Fiorentina finirà comunque X, indipendentemente da tutto. No, poi, Perché lì Gasperinza è incredibile. Messo in una situazione un po' brutta. sarebbe incredibile se tutto venisse deciso da Atalanta Fiorentina. Cioè sarebbe una roba? No, accanto. secondo me quella. Perché poi verrebbe decisa una cosa che non riguarda la scalata. Ah, lì dipende. Per la Fiore... Perché c'è pure il fattore Fiorentina. Se vince la conference, a Fiorentina si presenta che è infradito, ma fanno cioè. una X clamorosa. Eh. Quella partita finirà a pareggio. Faranno in modo che finisca no, a pareggio. no secondo me è prematuro dirlo: è prematuro dirlo eh, che finirà in pareggio. Perché se la Fiorentina vince la conference, le, le ultime due partite, che gli frega? Va a Cagliari. Piero, mi stai illudendo. Quindi, se la Tavanta vince l'Europa League, perde col Torino? Per me sì. Anche perché il Torino Uri. può andare in a battere che il nono posto diventa buono. E il Torino in questo momento è nono. Se vince a Bergamo, a quel è punto nono Se sicuro. la Juve pareggia col Monza, va a più 2, E quindi l'Atalanta vincendo a Fiorentina lo sorpasso. Dipende molto ah da beh, Juve. Ma non vince più una partita. Ma che ci so proprio no, col 3. penso che Juventus-Monza, Juventus, Juventus l'ultima a casa vincerà. Eh. Non credo che. Magari torna Allegri in panchina. Se in ci pensate. I valori, a livello... i ovviamente valori. i giocatori non vanno in campo pensando a questa cosa ma Come a so? nessuna tra Juventus, Bologna e Atalanta conviene che Roma vada io ve lo fa a nessuna ve, ve Vabbè, perché ma era Bologna competitor con più soldi in tasca il Bologna ormai no, è fuori da ogni discorso e poi oltretutto dividono anche in base Zero. al bacino certo. di eh, divisione. Voi quando la Juventus nel suo illuminato comunicato ha parlato di, di valori avete pensato a quelli ematici? però le posizioni in classifica determinano anche i soldi che prendi perché nella divisione dei diritti tv di contano i piazzamenti e dipende anche il numerino che hai nel tabellone di Coppa Italia nessun giocatore penserà mai a sta roba, però arrivare davanti o dietro comunque ha un valore economico c'è anche una piccola differenza di soldi perché ogni posto no, l'ho eh no, detto, i diritti tv di eh. vengono calcolati, una quota uguale per tutti il 50%, poi numero di spettatori piazzamenti eh, quindi Conta in teoria anche audience televisiva. Notizie del Zang. Non, non ha avversato. A me piace ha quando... trovato questi 380 milioni Però se oh. voi pensate, no, Gli ultimi due scudetti che vince l'Inter rivince in una situazione societaria. Ci mm. potremmo mettere pure quello del Milan. Da, non... da paese non serio. E qualcuno pure da Juve. Vabbè. Oh. Beh, però la Juve la proprietà definita ce l'ha sempre avuta. Eh? Eh, cioè, qui parliamo di Milan sai che sfondo gli ultimi, gli ultimi scudetti, tranne quello del Napoli che ha una proprietà definita, sono vinti da squadre controllate da proprietà che in realtà non controllavano veramente la cassa. No? Perché tu compri a debito una società, la gestisci, poi non rimborsi, allora è tua, ma non è. è, è molto delicato. Però questo. non era il Milan di Cardinale quello che ha vinto lo scudetto, eh? Era il Milan di Cardinale. No, 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 era quello precedente, era quello di oh, sì, oh. l'altro fondo, di la, come si scusami, era quello di Elis, quello è appunto. Quindi tu potresti dire. è eh, che poi l'hanno venduta. Eh, però era loro. No, c'è cioè, un altro elemento. A eh, parte è che è ancora pensare. loro. Per certi versi, forse, forse. forse. Non è una non situazione capito, chiara. Non è chiara non è chiara, però lì in Con... quel momento era. Come non è chiaro perché la serie a giochi l'ultimo turno iniziando di giovedì e finendo di, lune... e finendo di lunedì, beh, lì e parliamo bisogna parliamo. per dare più riposo a Fiorentina. Che fa la a la contemporaneità. Tutte queste belle no, cose sono. No, la, la... Quindi, domenica. Champions. Se viene il Palermo insieme. Juve Monza ah. è domenica, eh? Juve Monza è domenica sera. Ah, non lo so quando è Juve-Monza. No, togliamo. credo Juve-Monza è una di quelle partite in cui eh, non conta nulla. Eh, questo però è grave, eh. Non c'è contemporaneità la tra Juve e Atalanta? No, no, no non c'è neanche in quelle eh, per la retrocessione. Sabato alle 18 cioè, giocano juventus C'è contemporaneità 11. noi con l'Empoli e il Frosinone con l'Udinese. Sì, se per forza, quella sì. No, almeno quello. Di sera. Però vedi, questa sera. cosa... <coughs> Cioè, se l'Atalanta vince Europa League è un tema, perché non se gioca in contemporanea almeno Juve, Monza e Atalanta Torino? La Fiorentina gioca di giovedì sì. per riposare Bologna... Bologna, Geno Bologna, Bologna, a Bologna. genoa a Bologna. Pareggio. Vabbè, Bologna però ormai è fuori, dopo stasera non conta più. Cioè. Eh no, Beh, perché no. potrebbe essere superato da Atalanta. Va eh, più 4, se fa sei, vero, perché perde se perde due, Atalanta può fare 6 punti. Anche se pareggia. Se Atalanta fa 6... Però arrivano regge. pari e sta sopra il Bologna. No, però va, ha 5 punti di vantaggio. l'Atalanta ne fa 6. O Scavarc, no, ce 4. 4. Eh, se pareggia, va a più 5. Se l'Atalanta vince le due partite, ne fa 6 e gli va sopra. Eh, ah, o a cioè, Parigi ci possono arrivare più. è eh, me no, no. perché l'Atalanta no. può fare al massimo 70. No, non, è vero, è vero. No. il Bologna no. può no, fare a meno 73. Che, il Bologna non perde. Quindi deve vincere pure il Bologna, non perde. Eh, eh, non, sì, ma se l'Atalanta no, per perde, perde col Torino, arriva quinta. Secondo me, quasi sicuramente. Per me devi togliere la partita con la Fiorentina. Per me finisce pari. Mm. Anche perché Gasperini ha detto: No, La regalo, la regaliamo. Così A si è messo alla Ga Fiorentina. Per me, casomai, regala Arturino De Juric, che è il suo allievo. Ma, ah beh, ma quale più Certo, se quella bene, partita vale Roma, sì o no in Champions, io vedo male. Ma Dumfries no. non era no. stato avvertito. Forse no. Voi. Forse eh. no. no. Ciao, c'è la Vabbè, staccato. comunque, io, io. credo oh. che non ci saranno problemi perché mercoledì. Finisce con Ciao. Bayer e finisce. Io, io ti dico, vado a mettere una cosetta Atalanta. Per me può pure vincere goleata l'Atalanta. O bruciata. Goleata. Saluto al pubblico nel secondo tempo. Saluto al pubblico, esattamente. Anche se, insomma, dopo il 3-0 con Liverpool del Milan e poi 3-3 e sconfitta ai rigori, un po' io non è stato Lì tranquillo. Chi è avvantaggiato come allenatore a preparare la finale? Uno che comunque sono anni che allena <coughs> o uno che allena da un anno e mezzo, però dei finali ne ha no, giocate vinte, per esempio, diverse. A me pare che le finali finora Gasperini ha toppate. quella con eh, co una gli hanno rubata. Una gli hanno rubata, quella dell'altra sera eh, Allegri gli aveva accartata, eh. Gli, gli ha vista tre giorni prima. Poi c'è stata un'altra con la Juve, tre finali ha perso. Giocata a Reggio Emilia. E un'altra con la Juve, sì. Qua aspetta, Segna ha... di bala, possibile? No, Kulusewski ha segnato. Kulusewski e Ronaldo. Però quella fu combattuta. Eh. Eh, aspetta, lui ha pe perso pure la Supercoppa italiana contro il Milan a Pechino. Questa, Questa è Mario. Mario, eh, Mario invece poi... sì, l'anno era... in cui l'Inter vince la Coppa Italia con Leonardo e poi cambia allenatore e prende Gasp e il Milan vince lo scudetto con ah, lui, Gasperini, non l'Atalanta. No, no, la, la, Gasperini, Gasperini, certo, no, l'Atalanta, certo. Gasperini ha ah, perso la Supercoppa a Pechino contro. Me, me pare che era, fatto era in Cina sicuro perché giocarono all'ora di pranzo. Eh, Sandro, non so se l'ho sentito per radio dire o eh? forse ce, ce lo siamo detti in una telefonata. Queste domande al Quizzo me le fanno. No, no, se scherzo. il Palermo dovesse venire in Serie A, eh, ci sono 10 sì, società. Il eh? Anche se per il, il Venezia, o anche il Venezia. Giustamente. ci sono 10 società eh, straniere, eh, quasi tutte americane. Perché non c'è più manca il cinese, rimane là. Eh, sono ma perché ne è venuta la festa perché ne so ma che vivo con no, pensando, io. però magari in... qualche giornale è una domanda la Oktri è americana quindi anche l'Inter sì. diventa americana sì. Dice che Sto pensando americ se c'è qualcuno non americana beh è saputo che è canadese che saputo è che è canadese perché il per Parma mezzarelli. è italo-americano lui Kraus è... sì sì americano sì, 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 è... il Como il sono indonesiani loro come si chiamano Artono ar però la società è no, l'America la società è statunitense sì. eh, insomma questo è un elemento anche per gli equilibri in Lega. Se dovessero fare che ne so di fronte a stelle e strisce in Lega, secondo Dino. me possono cambiare eh, gli equilibri all'interno della Lega, dove ancora oh. detto più o meno. Dieci, sto contando le Milan, Laurentiis. Inter Roma Como Parma Bologna, Bologna. Bologna. fiorentina, Se viene una fiorentina Venezia, che è americana. Palermo. Fiorentina, Parma. No, Atalanta. Genoa e Genoa, Atalanta anche... che è americana, Genoa. Genoa. 777 gruppo, è sempre statunitense, credo. a attrazione, anche sai. se ho letto che l'Atalanta, oh. il gruppo che eh, ha la maggioranza, sta in una situazione non proprio <coughs> fluida. Quale società? Il l'Adalanto la, la controllante no, la, dell'Adalanto no, della dell beh insomma la il controllante del Genoa ah la controllante ah, la ah 7, beh loro hanno 777 loro hanno varie società in giro per sì, il mondo pare... e in alcune le società hanno dei problemi, però sì. nel Genoa hanno chiarito che non c'è nessun problema. Eh, Sono un po' discussi. Loro a Genoa non piacciono tantissimo. Ah, ah, vabbè, fatto... Però hanno fatto promozione, so, però, promozione. e salvezza sì, però onesta, Ho zio. parlato con un tipo che Non piacciono. No, sì, per carità. Non piacerebbe. A Genoa non gli piaceva nessuno. Però diventa un tema. Perché se si cominciano a coalizzare fra di loro, secondo me sì. Contano più di tutti. Perché sì. sono un blocco da dieci, con una certa mentalità, sì. con certi interessi, possono prendere... Una... Ma speriamo che... So... Tanto peggio di questi, mi dite come, può, come si può andare. Però avranno una potenza... Eh, eh, dirai, per direi, cioè, la potenza... Mi dirai che Piero dovrà accettare che col biglietto te regalano l'hot dog e il ditone. <ride> Ma ce l'hai il ditone? Se l'hai comprato il guanto, quello col dito lungo? Sì, a New York ce lo so comprato. E poi c'è la Juve, che comunque penso sia più vicina alle istanze statunitensi che a quelli eh, lo teoricamente a US, sì. sì, come società c'è un rumor sì, eh, però sposta da perché diventano 11 contro 9 che la Juve starebbe in con vendita con tutto il calcio che conta tolto il Napoli da una parte è un tema al di là di Palermo e Venezia c'è già un blocco però non si parlano fra loro cioè io non ho l'idea finora che di una collaborazione eh. non sembra anche perché molte di queste proprietà delegano dirigenti italiani o di altre nazionalità a rappresentarli in Lega cioè, a Roma è rappresentata una persona nata in Grecia, per dire, sono americani. Allora, ma non è che a Fritti però, non va le vale riunioni di Lega, però. Ma... Vabbè, però porta le istanze Questo, della Roma. Cioè, dovrebbero tutti loro interessare no? una... mettersi d'accordo, prendere delle decisioni e portarle, incaricare i loro delegati di rappresentarle. Ma però, se tante cose, cose già sono compatti, pure. cioè, poi non sappiamo quello che succede. Albano chi stanno. ha scelto? A finale Coppa Albano Della. non lo so, penso lo Lodito Albano chi è? Il cantante? <ride> ah, <ride> è piaciuto molto a giocatore Ma come chi è, eh, è Albano? No. Hai sentito l'esibizione prima di... Meglio di no quindi... Però ha detto Dico, ha chiesto che ho, scusa. Che ho Sono ho riusciti a fare ieri di ieri Al Gran Premio di Imola c'era un coro dei bambini Che ha cantato l'inno d'Italia Devo dire è stato molto più gradevole Prima che si accendessero i motori Piaciuto il Gran Premio? Ha rivinto l'ollacchione olandese. Sta, primo, secondo e terzo sono rimasti sempre quelli. Giro d'Italia che io vinci. Ah okay, che è una corsa. Quello sta con, con, con piede. L'altro <ride> piede lo dia fuori. Con piede sta vince. Cioè, cioè, Quanto è, dura? Quante, quante tappe mancano? sta settimana è l'ultima. Oh, eh, no Come che è poi mi pare ogni tanto grande giro, non c'è stato mai un giro così. Eh, scontato, così inutile, senza patos, e il secondo sta a sette minuti, ma perché a lui non gli va... Il bilancio di internazionale di tennis? Eh, il eh, bilancio, bilancio di internazionale... Quali ah, quest'anno? il eh. tennis italiano eh, abbiamo vinto il doppio femminile, che secondo me, se quelle due ragazzette, che poi, eh, ragazzette, Sara e Rani, non è più tanto ragazzetta. Sa, Sara e Rani, insomma, qualche anno ce l'ha. Secondo me, una chance di medaglia alle Olimpiadi ce la possono avere, anche se su so Arte tutte e due come però eh, eh, Ah, insomma, hanno vinto internazionali io secondo me al tennis e alle olimpiadi ragazzi se il sta bene Toccare... faccio un toto medaglie alle olimpiadi me, il numero ne numero numero. fra 40 e 50 quante d'oro? Eh, quante d'oro il record italiano di medaglie d'oro è 13 credo fatto a Roma nel 60 e a Los Angeles nel, nell'84 non vorrei sbagliare ma A Roma, per esempio, mi pare che vincemmo tre o quattro nel pugilato. Per esempio, Nino Benvenuto fu un'edizione del pugilato straordinaria. Nei, nei, nei medio-massimi, neanche nei massimi, c'era un signore che si chiamava Mohamed Ali, all'epoca Cassus Clay. Fu un'edizione straordinaria al, palazzo, al palazzetto eh, dello sport. E, e noi vincemmo, se non sbaglio, tre medaglie d'oro e un paio d'argento. Io adesso poi non so, so che è molto eh, cara a. Eh... Aspetta, Piero, telepromozione e poi parliamo di questo. Tre medaglie d'oro alle Olimpiadi PIE dell'Italia, tre me ne dici sicure. Fioretto femminile a squadre. Una se seccate. Manco a podio arriva. Getto del peso dura. Getto del peso del batten americano eh, che è un po complicato. Ne aveva Tita Banti che gli saluta l'arte. Quando partono, eh, salutano l'arte, <ride> l'arte affonnano <ride> e loro vanno. Che già sono campioni olimpici in carica. Tennis. E se c'è Roscio sta bene può essere Sinner, sì, una medaglia d'oro. Poi. Eh, Paltrinieri. Paltrinieri devo dire che agli ultimi mondiali mi ha dato segni di un leggero declino. Quadarella? Eh, Quadarella c'è un motoscafo contro, un'americana che si chiama Ledechi che eh, le, Deki, le ultime due casche nei 1500 e fa sott'acqua. Eh, cioè, hai capito? È una, un motoscafo. Vabbè, a medaglia ci può non arrivare Tra bisogna vedere che succede per esempio con l'inchiesta sul doping dei cinesi. Sui cinesi, che questi hanno trovato per esempio Urianista, che è un motoscafo, eh, ha vinto agli ultimi mondiali 50, 100 e 200. E noi in quella gara abbiamo un campione che è Martin Enghi, che senza il cinese secondo me può vincere. <coughs> Ci abbiamo che con che è un fuoriclasse assoluto, ancora non ho capito che, che lui è campione del mondo dei 100 dorsi. Se non sbaglio, ma può fare i misti. Può far farfalla, può far stile libero. C'è cioè una cioè 4% è lui, per stile libero, e non so americani che succede, ma che è fortissima. Ci abbiamo... Atletica? Atletica, secondo me, Fabri nel peso... Se... Questo ha fatto quasi 23 metri. C'è solo un americano che va oltre i 23 metri. Però quest'anno è arrivato a 22,80. Il primo anno mondiale ce l'ha Fabri. Non so Tamberi. Tamberi è un agonista straordinario e secondo me può... Io poi punto sul mio pupillo, sul mio idolo. Tra l'altro lo dico a tutti, dal 7 al 12 allo Stadio Olimpico ci sono gli europei di Atletica. Se volete passare qualche serata con la regina dello sport, perché l'atletica è meravigliosa, perché rappresenta la ciò no. eh, eh, e corsa, che sono cose no, che possiamo fare tutti. Se le faccio io non arrivo. <coughs> Il chi è Furlani. Che per me è Furlani. Mattia Furlani, record, eh, mondiale under 20, 8 e 36, a 19 anni. Tifoso d'Aro Se fanno la pedana avanzi. del lungo sotto a sud, lui arriva in sud. <ride> perché lui è, impazzisce pa Roma. Lui è fortissimo. Secondo me è un talento come non ci abbiamo mai avuto. Tu pensa che è cresciuto facendo salto in alto e salto in lungo. Poi a un certo punto ha detto, beh, per adesso facciamo solo il salto in alto. Io non escludo che se lui dovesse vincere nel lungo quello che può vincere, che tra l'altro è una disciplina, secondo me, arrivata ai limiti, 9 metri. Mm. Oggi con 8,50 vai sul podio in qualsiasi manifestazione. Eh, non escludo che magari fra qualche anno torni a, a, al... Al salto in alto, secondo me potrebbe essere anche un decatleta atletico salto in lungo, no? Eh lo so, però sì, è, tro però... è troppo grosso. Però, eh, però lui, no, eh, ma atleti, va... vari atleti <coughs> fanno no? più di una disciplina Poi, di una specialità. Che nell'atletica bisogna stare attenti alle parole. Specialità. specialità la disciplina ne, è unica, atletica. nella scherma siamo da corsa in tutte le. Eh, in tutte le. Già a te piacciono le Olimpiadi, sei da sport olimpici? Sì, non mi dispiacciono. Non tutte le discipline, non posso. Certo, sei più da sport no, a squadra no, scuola, no, da da sport, Quasi da squadra. tutti gli sport. Io ti dico pallavolo maschile e oh, pallavolo femminile. Pallavolo, pallavolo. Pallacanestro. Siamo da corsa. Anche se queste Olimpiadi, la palla è meglio non guardarla. Chiudo, ieri na, na, in Italiana ha vinto il campionato mondiale. ho Odette Giuffrida, sei qui. Sì, forti, è fortissima, è eh, fortissima. Fortissimo, a Olimpiadi già credo abbia vinto due bronzi. Ma poi eh. da noi esce sempre qualcuno. Nel tiro. Tiro, esatto. Credo, col piattello. Pum, pum. Eh, eviamo. L'omnium. Eh? L'omnium. Nel, nel cinismo. Hai <ride> capito che girano? Il <ride> rischio di no? di squadra. Sì, però, però pure Canna secondo me sta da segni di mulleggiare. Ma c'è ancora Viviani, no? Sì, credo che, Anc... che partecipa. Ma lui è un highlander. Il quartetto. Del seguimento, secondo me è forte Vabbè abbiamo divagato un po' troppo eh, sulle Olimpiadi no, eh, però, È un po' ma è una partita Ma il calcio non c'è pure stavolta no? L'Italia no L'Italia no. Quante pure... Olimpiadi sono che non ci va? È tante Sai che mi sa dal Beh. 2008 Pechino Pechino? Per me pure nel canottaggio è un po' un paradosso Nel canottaggio Vabbè col fatto Capito? che qualifichi l'Under 21 Beh però se almeno a, a partecipare Peccato Eh lo so eh, Che comunque non, non avrebbe un grande. seguito io ricordo Beh, che quando ci stava le, le Olimpiadi. Sì, eh, sì, poi, no. due fuori quota mi sembra. Sì, poi, due. Se, sì. Seguilo Mattia Furlani è fragile. Tutti i che ricordo è il 2008. Allora io Fragico, fragile. C'è anche un ostacolista. che mu... Sandro mi ha detto che si è fatto male. Simonelli, che è tifoso da Roma, eh, folle. Eh, cioè, e no, ce n'è uno che è in curva, Federico Riva. V Federico Riva. Lui, no. eh. Lui sta proprio in curva Vabbè. e c'è una storia che è un amico ha avuto una gara al giorno di Budapest no, non l'ha mai fatta questa gara no l'ha fatta perché <ride> e la famiglia lui pensava che andasse a Budapest invece se l'è ritrovata lì perché tutti hanno detto vabbè dobbiamo venire a vedere la gara tua ha preso la decisione opposta del fantomatico padre di Marta esattamente, eh. sì. esattamente. Ah, no, il padre di Ti Marta pure questa? quello pure quello abbiamo dovuto sopportare, abbiamo dovuto sopportare. no Empoli-Roma sarà una partita cioè la Roma la affronterà Speriamo. con lo spirito della della la Roma partita. deve affrontare con il giusto rispetto poi magari le scelte iniziali Secondo me non c'è Lukaku, non c'è Paredes, non c'è Dibala. Nutriese recupera. Peraltro posso aprire una parentesi su Lukaku e Paredes. Ora, innocuo tutto quello che è successo. Io ho trovato due cose molto sbagliate. Entrambe. Cioè, quasi... Paredes ti fai mandare via? Paredes, sì, secondo con me. Con una Lugaku doppia protesta nella partita che decide un posto comunque che magari ti porta Solo il giro. L'ho trovato una roba inaccettabile perché a volte è proprio una questione di intelligenza. E prima o poi, parete, se tutte le partite, tutte le sante partite hai quegli atteggiamenti, ti sì, capita l'arbitro che se lo fai te butta fuori. Poi mi piacerebbe pensare applicato pure ad altri. Lascia perdere. Eccessi. Ma lui ha detto qualcosa... E lui sì, capo, per Voi immaginatevi, sa, Roma se gioca al sesto posto a Empoli, per togliere, Sama, gli maglietta ottantesimo, io ho tremato, ho detto perché qui, ma che dice che finisce così? Infatti Malinowski, cave, tremavo per lui, per fortuna c'è cioè Svilar però ho trovato due cose poco intelligenti comunque Svilar fa delle prestazioni è il vero protagonista è... del Giro sì. di Ritorno è, è per me la più bella è la nota positiva per me è l'MVP de, dell'anno di de tutta la stagione io sono d'accordo Sandro se devo votare l'MVP voto mille 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 e Sciro eh? mille e Sciro Faride dicevamo dicevi Piero io spero che la Roma abbia il giusto no, rispetto No, senza Arugagu, parete, pare, se facevi di Bala... Sì, non secondo me volevo. gioca manco Pellegrini, per dirti. Cristante... Vabbè, i cinque che possono andare gli europei non giocano. Cristante, Mancini, Sciaravi, Pellegrini, Celik. No, Peraltro questo, la Roma... So c'ha sì. un'altra partita. Ah, c'è la Breakfast. Vabbè, ma ah. lì penso che andranno veramente... Eh, eh, non non so se da contratto... Qualcosina sì. ci devi... Portare. Penso che i nazionali siano esentati. Io per esempio... Non di che non è stato convocato, dovrà non, andare aperto. Andrà aperto. No, non escludo, non escludo per esempio per 3 milioni a squadra. A Mi piacerebbe pure vederlo. No, capito? Eh, nei ragionamenti della costruzione della squadra, secondo me. È uno che è stato. Sì, però deve restare se è bove, cioè che ti fa con le 20 presenze. Altrimenti sì. Altrimenti mandarla. Ma non le più bove troppo. andiamo da Gotu, va che ci dà la buonanotte. Ve la do a ah, 3-2 della Juve No, 3-1 ancora sì, Piero 3-1 sì, sulla Juventus per il Bologna Vi do la buonanotte Lanciandovi la straordinaria clip di Vincenzo Piero Torrismo Buonasera, buonasera quasi a tutti Il mio di eh, Hashtag si dice così, giusto? No, no ti... praticamente, praticamente Manco te no. che, è che sei pratica <ride> Astag eh, L'essersi affidati a un, a un algoritmo per scegliere la dirigenza con cui provare a costruire un progetto mi rendo conto che questa parola progetto è diventata quasi nauseante, non se ne può più. è la parola algoritmo è nauseante, cioè la parola algoritmo non è questo. Che qual è? Non è che pigliano TTT, ah, ok, esce Ghisolfi, TTT, ti esce Diacopinto. Non è così. Nella Roma, quanta gente sa di calcio all'interno della Roma? Per me poca. È, e che fa la Roma? Fa È calcio. Una, fa calcio. Se, non sta gente. se io vado in pizzicheria e il pizzicarolo sa dei profumi piuttosto che dei prosciutti e mortadelle, e da quel pizzicarolo io non ce la vado più. No, <ride> se il macellaio sa dei eh, ferramenta, e no, da quel macellaio io non ce la vado più. A, eh, però, capiamoci. Eh. e da quel pizzicarolo io non ce la vado più. Piero, mi annuncio il break per piacere. E ora, reclamo prosegue il dramma di Piero un uomo obnubilato dai giochi online Game over. no no guarda stavo a vedere il risultato della Fiorentina stavo uno a uno Monza e invece vedete che il giornalista che c'è dentro Piero resta, resiste e combatte c'è una per conoscenza del territorio perché i percassi sono di Bergamo percassi secondo me ci ha giocato qualcosa del genere l'Atalanta ma adesso percassi sì, vale, e che... percassi più il figlio sembra il padre sì. Cioè, sì, sì. ma, ma hai visto come sta? Dai, no, no, pieno, dai. Oh, no no non è vero il padre cioè... mi sembra più giovane che devo... no non, eh, non mi sembra a Però... sentiamo piano al volo mm. 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 la, <ride> che Vabbè, che dobbiamo la fare sigla via. ti piace? eh sta ah. sigla? Ah. 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 Mi, mi va sui tre quarti Piero ciao a tutti quasi a tutti Questo è il mio ultimo regalo per voi. Linea allo studio. Un abbraccio a Piero. Grazie, Codo. Noi stiamo per darci la buonanotte. Settimana prossima torniamo con l'ultima puntata, sono già molto triste. Grazie Alessandro Rostini. Grazie notte. a voi. Grazie a Codo, chiaramente. Ciao Gabriele, Gabriele ciao a tutti. Codo Maccio, grazie, papà Giambi, il nostro neopapà. Grazie, neo papà, grazie Omar, Giambi. Vabbè, neo grazie neanche voi, troppo. Sempre, Sei volta. ancora neo papà? Boh, ho Sappi 8 8 mesi. che se gli ospiti vinceranno lo scudetto del quiz. Sarà anche per il tuo. Sarà Piccola, anche perché tu. non sbagliato almeno un paio. Sarà che venuto. grazie Piero. Grazie. Alla prossima incazzatura ah, Sul no, su, mercato. Da solo però tra l'altro. La prossima Poi, volta vi porto. Noi ci vediamo lunedì mio, mio alle mercato. 9, 27 maggio alle 21, su TeleEuropa 56, per l'ultima puntata per della, quarta, la stato, 15 15, della Roma. Per festeggiare la Champions Speriamo. della la Champions Speriamo perché devo andare quando arrivano questi appuntamenti intorno al compleanno mio, non sono mai fuori a lì. Di belle cose, e buonanotte a tutti. Cioè io mi sto facendo? <ride>